scritto a parlare Luca Belloni del Comitato per Milano. Prego. Buonasera. Volevo sottolineare tre punti. Il primo, c'è stato un messaggio nella comunicazione che credo sia stato portato avanti da molti comitati anche all'interno del workshop. Nessuno nega che questa zona abbia bisogno di servizi, che abbia bisogno di strutture. Credo che la maggior parte o molti dei comitati si sono presentati a questo workshop e su questo credo che si possa lavorare poi il più possibile unitariamente. Ha chiesto che però queste strutture siano al di fuori delle aree verdi, anche perché venirci a raccontare che queste strutture saranno a disposizione del quartiere, stando al di là della ferrovia, vuol dire non conoscere la realtà di questo quartiere. Cioè la ferrovia è un taglio di questo quartiere, quindi se verranno poste al di là, io sono assolutamente certo che queste strutture non saranno considerate come proprie del quartiere. Il secondo punto è un punto per me di grande preoccupazione, su cui purtroppo tecnicamente non so dare una risposta. Nel momento in cui adesso sta partendo questa attività di bonifica per lotti, voi avrete visto che qui si sta parlando della goccia. Però si è visto a un certo punto una mappa in cui si parla della parte a nord della mappa, in cui c'è il primo lotto e ci sono. Poi c'è la punta e ci sono alcune zone intorno. Ecco, tutte queste zone intorno sono lotti di proprietà di privati. La mia grande preoccupazione è che si passa questa logica della bonifica per lotti, la parte privata possa assolutamente agire poi in modo autonomo, facendo interventi di tipo speculativo in questi lotti. E, per esempio, credo che ai commercianti della zona sapere che Caprotti di piazza, un ipermercato in piazza Lugano, possono farsi a grandissimo piacere. Il terzo è una cosa che voglio sottolineare. C'è stata una frase che non mi è piaciuta per niente questa sera. Ci sono momenti storici in cui bisogna usare le parole con grande attenzione. Allora, io che conosco bene il comitato, chiedo che non si dica più che Bovisa al di qua della ferrovia è degradata e pericolosa. Grazie. Non ho altri interventi segnati?